Deutschland ist in Not. Freikorps voran, die Grenze brennt, es gibt nur ein Gebot. Die Helme auf und festgezurrt, es geht um Volk und Land. Freikorps voran, die Grenze brennt, nehmt das Gewehr zur Hand. Buongiorno a tutti e benvenuti su Punto e Virga. Sono lieto di annunciarvi la notizia di oggi, per cui d'ora in poi, oltre al consueto appuntamento settimanale il venerdì, ogni primo del mese ci sarà un classico, cioè la recensione di un'opera di carattere storiografico, filosofico, ma non solo. Infatti oggi abbiamo un classico della memorialistica, quindi tutto quel filone molto affascinante in cui i protagonisti degli eventi storici raccontano in presa diretta le loro vicende. E inoltre oggi inauguriamo anche una nuova collana dedicata al mondo tedesco, chiamata Germania Segreta, Geheimnis Deutschland, che allude molto opportunamente a un aspetto che approfondiremo nel dettaglio, che poi è anche quello che è stato oggetto dei miei studi universitari, cioè la rivoluzione conservatrice tedesca e in senso più ampio quel periodo della storia tedesca che va dal 14 al 45, cioè in cui la Germania passa dall'essere una grande potenza attraverso la prova terribile delle due guerre mondiali perse e in particolare anche poi tutto il dibattito che c'è stato nel mentre, soprattutto negli anni 20-30, quindi questo è un tema che mi è sempre stato molto a cuore e che sarà svolto e trattato in più video. Il libro di oggi, in tedesco Die Gehetteten, è stato tradotto in italiano come I proscritti, che è l'opera di esordio di Ernst von Salomon, che è una delle figure più importanti della rivoluzione conservatrice tedesca. In italiano era stato tradotto da Einaudi, originariamente nel 1943, ad opera di Maria Napolitano Martone, poi più volte ristampato, ed è un testo chiave per capire bene quel periodo molto convulso con cui i tedeschi passano da un impero a una democrazia molto imperfetta, e nel mentre ovviamente ci sono rivoluzioni, colpi di Stato, guerre civili. E Salomon ha vissuto in prima persona questi eventi da combattente, quindi la sua testimonianza è molto preziosa ed è molto interessante, anche per uno stile molto vigoroso dal punto di vista letterario. E ora vedremo appunto nei dettagli di che cosa si tratta e perché questo testo è così folgorante. E prima di immergerci nella lettura, vi invito comunque a seguire questo canale, iscrivervi, a attivare le notifiche e soprattutto a diffonderlo per far crescere sempre di più la nostra comunità. Ernst Friedrich Karl von Salomon nasce il 25 settembre 1902 a Kiel, nella Germania del Nord, è il secondo di 4 fratelli. Bruno, che vedremo più avanti, è il maggiore, Horst e Gunther i minori. Lui discende in teoria da un'antica famiglia nobiliare. I Salomon risalivano al XIII secolo alla Repubblica di Venezia, ma di fatto il padre Felix è un ufficiale di polizia, tant'è vero che nel 9 si trasferiranno a Francoforte, dove diventa commissario, e qua che Ernst inizia le scuole superiori. Però già nel 12 passa alla scuola per cadetti di Karlsruhe e poi nel 17 alla scuola superiore per cadetti di Gross-Lichterfeld a Berlino, quindi avviandosi alla carriera militare, esperienza che tra l'altro poi descriverà più avanti nel romanzo di Kadetten. E tuttavia lui nel 18 si diploma, ma non aveva mai partecipato alla Grande Guerra, cosa che lo distingue da molti autori di questa generazione, proprio perché Salomon appartiene a una generazione leggermente successiva che si impegnerà a fondo a partire dal dopoguerra. E infatti in compenso parteciperà all'intera epopea dei corpi franchi nazionalisti, i Freikorps, che si erano formati a partire dai veterani della Germania del primo dopoguerra per fronteggiare una situazione molto critica, sia dal punto di vista interno che dal punto di vista esterno. Lui in questo libro appunto esprime bene il disgusto che aveva provato di fronte all'insurrezione comunista e socialista, soprattutto per la sua mancanza di spirito patriottico e per il suo disfattismo, cosa che lo porta già alla fine dell'anno a unirsi come volontario al Freikorps di Georg Ludwig Rudolf Maercker, con il quale partecipa alla repressione degli spartachisti, cioè dei comunisti tedeschi, e poi alla difesa della Costituente riunita a Weimar. Dopodiché si unisce al Bärenfeld, un Freikorps di Amburgo, con il quale poi si trasferisce nel Baltico, dove partecipa alla dura lotta della cosiddetta divisione di ferro, che era schierata contro i bolscevichi a difesa dei tedeschi del Baltico, che erano questa minoranza storica che risaliva addirittura all'epoca dei cavalieri teutonici, che poi aveva goduto di ampia considerazione in epoca zarista. E poi appunto rivolgono le armi contro i lettoni, che però prevalgono con l'aiuto britannico e istituiscono un proprio stato indipendente. Tornato in Germania, comincia a frequentare la brigata Ehrhardt, che era stata più importante, anche più famosa, o famigerata, ecco, secondo il punto di vista dei Freikorps. Infatti partecipa al putsch del generale Kapp nel marzo 1920, che però fallisce, e l'anno dopo lo troviamo invece nell'Alta Slesia, dove partecipa agli scontri molto duri tra polacchi e tedeschi per il controllo di questa regione. Scontri tanto duri che, per esempio, anche se questo non lo sa nessuno, quantomeno non lo dice nessuno, ci lasciarono le penne anche una ventina di soldati italiani, perché gli italiani erano presenti come parte del corpo di pace, la forza di interposizione voluta dalla Lega delle Nazioni, e coinvolta a sommalgrado in questi scontri. E quindi nel 1922 troviamo Salomon ormai addentro all'organizzazione Consul, questa associazione segreta nata in seno alla brigata Ehrhardt, che portava avanti la lotta contro Weimar con l'assassinio politico, sul modello della Santa Veme, quindi questi tribunali segreti attivi durante il Sacro Romano Impero in Germania, e in particolare lui verrà coinvolto non direttamente, fornirà l'auto agli esecutori materiali nell'assassinio del ministro degli esteri Walther Rathenau, politico liberale, ebreo, che ovviamente per i nazionalisti tedeschi era un difetto gravissimo, ma soprattutto colpevole di aver firmato il trattato di Rapallo con l'Unione Sovietica. Rathenau viene assassinato proprio il 24 giugno del 1922 e la sua morte celebrata con i fuochi della notte di San Giovanni accesi nella notte. Salomon viene quindi arrestato e condannato, e quindi si chiude questo periodo della sua vita. All'uscita del carcere, dopo aver scontato i 5 anni della pena, Salomon rischia di finire di nuovo in prigione perché aveva tentato di assassinare un suo ex compagno d'armi che accusava il tradimento. Poi viene di fatto amnistiato dal presidente Hindenburg, anche perché quando la vittima aveva chiesto pietà lui non aveva portato a termine l'assassinio, quindi se la cava. Tra l'altro comincia a pubblicare i suoi libri a partire proprio dai proscritti, che lo rendono una celebrità nell'ambito comunque nazionalista tedesco, tant'è vero che poi lui partecipa alla fine degli anni '20 alla Landvolksbewegung, quindi questo movimento dei contadini tedeschi, che erano sostanzialmente in particolare i contadini del nord della Germania, che non ne potevano più della crisi economica, dell'aumento delle tasse, in un certo senso della marginalizzazione che avevano subito da parte del governo di Weimar, e quindi avevano iniziato una serie di azioni di protesta, appoggiate tendenzialmente non soltanto da molti nazionalisti come Salomon, ma anche dai comunisti. Infatti Salomon si trova fianco a fianco con il fratello Bruno, che era un militante della KPD, quindi comunista, e scriverà anche su questa esperienza un libro di Gestalt, La città. Nel 1933 Hitler sale al potere, però Salomon rimane all'opposizione, tant'è vero che si rifiuta di firmare quel giuramento di fedeltà al Führer redatto da diversi scrittori tedeschi. Del resto lui riteneva che i nazionalsocialisti non fossero né davvero nazionalisti né davvero socialisti, quindi li riteneva di essere troppo moderati e poi di perdersi in un antisemitismo volgare che lui non condivideva affatto. Infatti, anzi, lui riuscirà a proteggere la sua compagna Ilse Gottfeld, che era ebrea, e solidarizzerà con l'editore hamburghese Rovolt, che pubblicava i suoi libri e che si era visto costretto a licenziare i collaboratori di origine ebraica. E tant'è vero che appunto lui verrà arrestato brevemente nel 1933 e rischierà anche quella notte lunghi coltelli, tant'è vero che il fratello Bruno emigrerà all'estero, e del resto i nazionalbolscevichi, veri o presunti, erano perseguitati dal regime tanto quanto i comunisti e i socialdemocratici. Salomon troverà comunque poi dal 1935 un modus vivendi, sia pure continuando a frequentare figure come Harro Schulze-Boysen o Avid Harnack, che faranno parte poi della Rotta Capelle, cioè del ciclo di resistenza comunista, anche se molti di loro venivano dall'ambiente nazionale rivoluzionario comunque. E lui si iscrive in ogni caso alla Camera della Cultura del Reich, inizia a lavorare come sceneggiatore. Nel 1940, al momento di essere chiamato alle armi, gli chiedono molto ingenuamente, perché naturalmente nessuno l'avrebbe mai ammesso nel Terzo Reich, se il cognome Salomon fosse di origine ebraica. Lui dice di no, ma dice di essere stato condannato per omicidio, cosa che fa sì che venga esentato, anche se poi ovviamente verrà reclutato nel Forsturm alla fine della guerra, ma tendenzialmente rimarrà sempre molto lontano dal regime nazionalsocialista. Questo non impedisce però che lui l'11 gennaio del 1945 venga arrestato in malo modo con la compagna dagli americani e accusato di essere un collaboratore del regime nazionalsocialista, in particolare per un suo film fortemente anti-inglese, cosa che tra l'altro Salomon senz'altro condivideva. Viene liberato soltanto nel settembre del 1946, e poi verrà sottoposto alla denazificazione. Infatti lui creerà una delle sue opere più note, di Fragebogen, il questionario, rispondendo punto per punto in maniera fluviale proprio al questionario di denazificazione che gli era stato presentato, in cui lui rivendica sia la sua ostilità al regime hitleriano, ma comunque un carattere fortemente nazionalista e fortemente rivoluzionario, quindi chiaramente non vedeva di buon occhio né il regime democratico di Weimar, né tantomeno il regime democratico imposto dagli alleati. Infatti poi lui continuerà a scrivere sceneggiature, ma il suo ultimo impegno politico sarà in alcune associazioni pacifiste legate alla Repubblica Democratica Tedesca, che lottavano per l'unificazione e la pace tra le due Germanie, e morirà il 9 agosto del 1972 a Stöckten, quindi nella Bassa Sassonia. Freikorps voran, die Grenze brennt, der Kampf war schwer wie nie. La versione italiana di questo libro della Baldini Castoldi Dalai non è un granché dal punto di vista estetico, però non è fatta male, è curata da Marco Revelli, che non ha scritto una cattiva postfazione, e è accompagnata da una cronologia degli eventi che consente al lettore italiano di farsi un po' un'idea della complessità della storia tedesca tra il 18 e il 23, ed è diviso sostanzialmente in tre parti, che rappresentano tre tappe di questa fase della vita dell'autore. La prima parte tratta proprio della sua militanza nei corpi franchi, e io vi leggerò alcuni brani naturalmente. All'inizio lui spiega come mai da sedicenne si sia disgustato per l'idea di rivoluzione dei comunisti tedeschi e quindi abbia deciso di aderire alle formazioni nazionaliste. Questo è sempre molto interessante. Mi feci umile, sopportai sorrisi di scherno, gli insulti, mescolai a loro ostinato, offrii cattivo tabacco, intervenni nelle discussioni brutali, risi delle oscenità, ne dissi anch'io, mi indurii, mi feci coraggio, attaccai discorso con uno o due seduti in disparte, tirai fuori dei giornali. Uno, fra i più giovani, un piccolino con una faccia impunita, mi interrogò, gli mentii, insultai il Kaiser, mi lasciai raccontare incredibili prodezze, come avevano frustato gli ufficiali, di quante ragazze avevano approfittato, lo adurai sporcamente, finché lusingato non mi lasciò sfogare contro le guardie, contro quei cani vili che volevano tradire la rivoluzione per paura dei borghesi e dei francesi. Lo sapeva, gli chiesi, che i francesi sarebbero venuti? Cosa contavano di fare loro? I francesi volevano disarmare tutti. Loro si sarebbero battuti? Avrebbero combattuto contro i francesi? Noi no, chi volete che si batta? Mi rispose il marinaio e sputò nell'angolo. È chiaro che questa era la sinistra radicale dell'epoca, ma ancor più quella di oggi, e che spiega, poi lo vedremo in altri video, come anche i comunisti e i socialisti italiani nello stesso periodo siano stati penalizzati fortemente da questo atteggiamento antimilitarista, disfattista e antinazionale. Qui non toglie naturalmente che i Freikorps fossero sostanzialmente a difesa dei socialdemocratici contro i comunisti, quindi di una rivoluzione parziale riformista contro una rivoluzione troppo radicale. Infatti lo troviamo a marzo a difendere la Costituente di Weimar, anche se il nostro dice chiaramente: ma noi volevamo bere molto, anche ballare molto volevamo, e soprattutto non volevamo sapere quello che era stato discusso e deciso nell'Assemblea Nazionale. Del resto, il buon Salomon era pur sempre un ragazzo di 17 anni, Ma poi ancora questo spirito guascone, ma non in senso ovviamente troppo ciarliero, una guasconeria molto cinica e anche per certi versi austera, la ritroviamo quando sarà al fronte a combattere. Quando viene la notizia della firma del trattato di Versailles del giugno del 19, e la reazione è chiara. Cosa avevamo noi da spartire con un paese simile? Ci guardammo rabbrividendo, provando a un tratto il gelo di un'indicibile solitudine. Avevamo creduto che il nostro paese non ci avrebbe lasciati mai liberi, che ci legasse con un'indistruttibile corrente, che alimentasse i nostri desideri segreti e giustificasse le nostre azioni. Ora tutto era finito, la firma del patto ci liberava. E ancora: avremmo fucilato per alto tradimento chiunque ci avesse imposto di obbedire all'ordine del governo del Reich di tornare in Germania. Quindi nazionalisti fino al midollo, ma nella totale disprezzo di quelle che potevano essere le istituzioni dello Stato. Questo rende molto l'idea del movimentismo nazionalista dei veterani dopo la Grande Guerra. In Germania soprattutto, ma mutatis mutandis vale anche per lo squadrismo italiano. Mentre poi nella seconda parte troviamo un discorso relativo alla sua militanza nell'organizzazione Consul, quindi fino all'assassinio di Rathenau, anche certi retroscena. Rathenau, che lui comunque dipinge in maniera anche abbastanza complessa, non cade mai nella caricatura antisemita, pur non essendo assenti motivi di questo tipo, quando lui dice che egli deve essere come Napoleone e Bismarck, per metà romano e per metà levantino, metà Baldur, metà Loki. La mescolanza di due polarità era anche segreto alla sua natura. Si fondevano in lui le qualità che gli abitanti di quella città, incerti talvolta a chi spettasse il predominio, vedevano incarnate in due grandi della loro patria, Goethe e Rothschild. Quindi il tedesco e l'ebreo. Del resto Rathenau era comunque un convinto nazionalista tedesco che faceva ben poco conto delle sue origini, come molti ebrei tedeschi dell'epoca, tra l'altro. E ancora, Quell'uomo sembrava posseduto da un'eticità che non era nuova, ma era nuova solo come motivo dominante nel cuore di un uomo di Stato, e che, applicata alla politica tedesca, le conferiva improvvisamente quello che le era mancato per tanto tempo: pienezza, indirizzo e senso. Quindi, chiaramente questo è anche un giudizio espresso a posteriori, perché poi vediamo che la terza parte è invece dedicata alla prigione, al carcere, quindi alla riflessione sulle sue vicende, anche riflessione dal punto di vista esistenziale soprattutto, senza mai scadere nel pentimento o in altri sentimenti di questo tipo. Salomon non rinnega, però problematizza, rivede e cerca anche di spiegarsi, prima di tutto a se stesso, ancora prima che al lettore, quelle che sono state le sue decisioni che aveva preso da giovane e che l'avevano portato a questo percorso, un percorso che non rinnegherà mai nel corso della sua vita. Termina proprio con l'uscita dal carcere, in cui lui dice: il bilancio dei miei 5 anni era in fondo attivo, non l'avrei sopportato diversamente, ma non dovevo cader preda dello spirito borghese che è rigido, forse capace di movimento, ma non vivo, e io dovevo vivere, ero stato troppo tempo immobilizzato perché potessi aspettare ancora di vivere. La legge e la monotonia che mi aveva dominato 5 anni aveva sotto di sé anche quei signori intelligenti, furbi e agitati, ma in me c'erano fermenti che mi vietavano il passaggio da ceppi in altri ceppi, che mi lanciavano dalla paralisi nell'infinito, nella gioia, nell'inflessibilità, cose che sono al di sopra delle parole. E più avanti: ero libero, 5 anni della mia vita erano sommersi e obliati. In Schlesien wollten sie mit Macht von deutschem Land ein Stück. Come avrete capito, non è un testo propriamente facile da commentare, però io ci terrei a parlare dell'impatto della ricezione di quest'opera, specialmente in una certa area politica, che non toglie che anche a sinistra sia stato molto apprezzato, a parte un certo rispetto che traspare dalle pagine di Revelli. Ma io mi ricordo che nel mio colloquio del 3º anno in normale su Jünger c'era questo membro esterno della commissione, una professoressa già di Potere Operaio, che insegnava storia del movimento operaio, la quale, pur esprimendo disprezzo per un gigante come Jünger, gli contrapponeva invece Salomon, ritenuto un autore comunque complesso, che aveva dato un giudizio rispettoso nei confronti di Rathenau. Del resto questa sua radicalità ha saputo colpire anche chi non condivideva i suoi ideali, tant'è vero che l'edizione italiana si deve proprio a Jaime Pintor, il quale era antifascista, anche se si era formato nel GUF, aveva partecipato ai Littoriali, ma insomma è morto nel 1943 cercando di attraversare le linee del fronte in una missione per conto dei servizi britannici, e lui aveva chiesto all'Einaudi di pubblicare questo testo, un libro destinato a scuotere chi non è ancora persuaso della natura essenzialmente vulcanica del sottosuolo d'Europa, addirittura definendo i proscritti dei reazionari di sinistra. E del resto questo non toglie che sia stato adottato come nota giustamente a Revelli, che cita diversi di questi estratti, che ora vedremo, dalla destra italiana, soprattutto quella radicale, naturalmente, proprio perché esprimeva una forte insoddisfazione verso lo status quo, verso il mondo borghese liberale. E qui vi cito un po' di questi giudizi. Per esempio, Carlo Mazzantini era un volontario della Repubblica Sociale, poi scrittore, che lo lesse proprio nel 1943, ci dice: leggendolo lo assorbivo con voluttà, mi ci perdevo dentro, mi inebriavo di quella torbida atmosfera di sangue e di violenza. Non sembrava nemmeno un libro, tanto intensamente lo vivevo, ma brandelli della mia stessa vita. Ma anche addirittura nella cosiddetta nuova destra, negli anni 70-80, che ha sempre avuto toni più pacati, più distesi, quindi ben distanti, almeno apparentemente, dalle Brigate Nere del 1944, dagli squadristi del 1919. Eppure Salomon era uno degli 8 nomi, le 8 figure di riferimento al famoso convegno del 1981 della Nuova Destra Italiana. E anche i giudizi dati dagli esponenti più di spicco sono molto chiari. Cioè, Alain de Benoist, per esempio, capofila della cosiddetta Nouvelle Droite francese, identifica in Salomon la ripugnanza per l'umanesimo e le istituzioni borghesi, l'amarezza, il gusto della guerra e la nostalgia dell'azione, come gli elementi che piacevano ai lettori appartenenti alla sua area. E persino una figura che è sempre stata molto misurata nell'espressione, anche sempre rifuggendo dall'estremismo, come il professor Marco Tarchi, che saluto, afferma di trovare nei proscritti uno stimolo e una guida alla riscoperta, prima che di una irripetibile e affascinante epopea, di un'ambiziosa aspirazione, quella di trarre dal crociolo incandescente delle guerre, delle stragi, del terrore, una nuova sostanza umana, tanto distante dall'Occidente dei mercanti quanto, se non di più, dall'Oriente del brutale collettivismo. E quindi si vede abbastanza chiaramente come quest'opera abbia segnato e infatti continua a essere letta in questi ambienti. Ma a parte la sua ricezione, quello che è importante per uno storico di quest'opera è proprio il fatto che abbia saputo trasmettere con uno stile letterario molto pregnante, molto incisivo, in maniera molto chiara quello che era lo spirito che animava questi combattenti, che li aveva spinti a intraprendere una serie di conflitti che erano già perduti in partenza per molti versi, quindi all'indomani di una sconfitta devastante, all'indomani di un trattato di pace punitivo come quello di Versailles. E questo è un punto fondamentale che ci consente di capire come storici quelli che sono non soltanto i fattori materiali, ma anche i fattori ideali che di fatto contribuiscono allo svolgersi degli eventi storici e senza la cui comprensione noi non possiamo effettivamente capire quello che è successo nel passato. Quindi che cosa possiamo dire di quest'opera tanto radicale, tanto esplosiva e del suo autore? Ma innanzitutto che si tratta di un testo cruciale per comprendere lo spirito della destra tedesca e del nazionalismo tedesco nel primo dopoguerra e quindi comprendere anche quel ruolo di cultura da cui poi sarebbe uscito il nazionalsocialismo, che è uno dei fenomeni che per ovvi motivi, insomma ottime ragioni direi, è tra i più denigrati e anche i più affascinanti però della storia contemporanea. Tant'è vero che c'è tutto un filone di pensiero che ha visto nei corpi franchi, nella rivoluzione conservatrice, i Wegbereiter, cioè i furieri, i preparatori del nazionalsocialismo. Ma in realtà la stessa vita di Salomon ci dimostra come questo non fosse uno sbocco obbligato, che in nuce non vi fosse necessariamente la distruzione dell'Europa tra i fuochi della guerra mondiale o lo sterminio industriale del popolo ebraico. E come in tutti i movimenti rivoluzionari c'è un'infinità di potenzialità, di forze in atto, di semi, di dinamiche. Quello che è avvenuto poi negli anni 30 è stata una delle possibilità degli esiti che gli storici devono e possono spiegare naturalmente, ma non era il solo, tant'è vero che dallo stesso ruolo di cultura abbiamo avuto alcuni dei pensatori più importanti del XX secolo, abbiamo già citato Jünger, ma vanno aggiunti come minimo anche Heidegger e Schmitt, per non parlare di Spengler, tutti autori che hanno avuto un rapporto problematico, anche in quelli che avevano comunque aderito formalmente con il regime nazionalsocialista. E la grande forza di Salomon quindi non è soltanto nell'aver messo a nudo questo groviglio di forze elementari, ma anche nel suo esempio, c'è un esempio di vita che mantiene fino in fondo la radicalità presente nei suoi anni giovanili, quando lui è ancora adolescente, quando avvengono questi fatti, che dovrebbe anche essere di esempio tra chi alla fine, dopo aver ostentato, questo vale ovviamente un po' per tutte le frange radicali, un radicalismo parolaio, finisce per adagiarsi sul meno peggio, sul male minore, sull'importante che non vincano gli altri, e quindi di là di scelte che possono poi essere legittime, se vogliamo, sul piano della contingenza politica, finisce per adagiarsi anche da un punto di vista mentale e spirituale, ed è questo il peccato grave, naturalmente, cioè quello di perdere non soltanto le battaglie materiali, quelle ovviamente è abbastanza scontato che si possano perdere, e il fatto di poterle perdere non deve influenzare più di tanto la decisione di combatterle, bensì il fatto di accettare la sconfitta anche su un piano spirituale, psicologico, e questo è sicuramente il male peggiore in cui si può ricadere, un male a cui i proscritti hanno saputo senza dubbio sottrarsi. Freikorps voran, die Grenze breit, im Baltikum am Rhein.